Ciao bambini grandi piccini, bentornati sul mio canale. Come vi dicevo ieri, oggi è la prima domenica di avvento. Eh sì, ma che cos'è l'avvento? Avete ragione. Forse alcuni di voi avranno visto la mamma e il papà tirar fuori un centrotavola come questo, con queste quattro candele, ognuna da accendere ogni domenica di avvento. Ma questa parola strana che cosa significa? Viene da una lingua molto antica, il latino, e significa arrivare. Ma è un periodo di attesa in cui si aspetta qualcosa che sta per arrivare. Ma che cos'è che sta per arrivare? Ah, avete ragione! È il Natale che sta per arrivare. Ma io farei un passo un po' più indietro. Già tanti, ma tanti anni fa, tante persone e tante creature aspettavano l'arrivo di una lieta novella, ovvero di una notizia buona, che sarebbe accaduto qualcosa di buono per tutti quanti. E in un paese molto lontano da qui, sempre tanti anni fa, un popolo, il popolo degli ebrei, aspettava la venuta di un re che li avrebbe salvati. Ma avete ragione, che cosa c'entra tutto questo con il Natale? E come se c'entra? Perché proprio tanti anni fa, in quello stesso paesino, c'era una donna molto buona di nome Maria, e alla quale comparve un angelo e che le disse che per opera di un miracolo di Dio avrebbe dato alla luce un bambino molto speciale. Pensate, un bambino che sarebbe stato lui, il re dei re, il figlio di Dio. Pensate un po'! Colui che da grande avrebbe salvato poi tutti i popoli e avrebbe detto a tutti la buona notizia, ovvero che Dio ama veramente tutti, ma tutti, di un amore eterno. Ecco, 2000 anni fa, ad oggi, questo fatto è stato tramandato a noi di bocca in bocca oppure di famiglia in famiglia ed è arrivato alle nostre orecchie. Per questo anche noi a partire da oggi aspettiamo il Natale, c'è questa attesa. Aspettiamo che nasca questo bimbo che venga a dirci come la nostra vita sia preziosa, così preziosa che proprio Dio ci ha donato suo figlio per noi. Ecco, per questo motivo la storia che vi racconterò oggi parla di un pastore che anche lui aspettava questo re da tanto tempo. Ecco la storia di oggi, il flauto del pastore, scritto da Max Bollinger e illustrato da Stéphane Zabrel ed è delle edizioni dell'Arca. Incominciamo. C'era una volta un vecchio pastore che amava la notte e conosceva bene il percorso degli astri. Una sera, guardando le stelle, il vecchio pastore disse al nipotino: «Presto il re del mondo verrà!» «Il re del mondo!» si stupì il ragazzino. «Lo dici da anni!» risero gli altri pastori. Il vecchio non si curò di loro. Si rattristò solo quando percepì il dubbio nella voce del nipotino. «Dici che davvero verrà?» Il vecchio pastore non dubitava, ma con il cuore pieno di attesa si chiedeva se sarebbe vissuto ancora abbastanza a lungo per conoscere il re del mondo, per vedere avverarsi la predizione del profeta. Pieno di attesa era anche il cuore del nipotino. «Porterà una corona d'oro, vero?» «Sì!» «E una spada di argento?» «Sì!» «E un mantello cosparso di pietre preziose?» «Sì, sì!» Il vecchio pastore si chiedeva se davvero il re del mondo avrebbe avuto una corona d'oro e una spada d'argento, ma capiva che le sue risposte rendevano felice il ragazzino. Il ragazzino ora non lasciava più il suo flauto, si esercitava dalla mattina alla sera, voleva essere pronto per l'arrivo del re, voleva accoglierlo con la melodia più bella. «Suoneresti anche per un re senza corona d'oro e senza spada d'argento?» gli chiese una sera il nonno. «No, no! Un re senza corona e senza spada, come avrebbe potuto ricompensarlo per la sua musica?» «Non certo con oro e argento! Invece un re con una corona, una spada e un mantello cosparso pieno di pietre preziose l'avrebbe reso ricco!» Il pastore si rattristò. Ahimè, perché aveva detto al nipote cose di cui non era certo? E come sarebbe arrivato il re del mondo? Su nuvole dal cielo? Sarebbe stato ricco o povero? «Se è povero senza corona d'oro e senza spada d'argento,
Come potrà essere più potente di tutti gli altri re? Si domandava. Una notte, in cielo comparvero i segni che il nonno così a lungo aveva cercato. Le stelle splendevano più chiare del solito sopra la città di Betlemme e c'era una stella molto più grande e molto più brillante delle altre. Poi apparvero degli angeli che dissero: «Non abbiate paura, oggi è nato il vostro Salvatore». La stella si fermò sopra ad una grotta. Il ragazzino si precipitò verso di essa, seguito dagli altri pastori. Sotto il mantello teneva stretto il suo flauto. Arrivò per primo e guardò fisso il bambino. Era questo il re del mondo di cui aveva parlato il nonno? Un bambino in fasce che dormiva in una grotta. No, doveva esserci un errore. No, non avrebbe mai suonato per lui. Si voltò deluso. E mentre il nonno e gli altri pastori si inginocchiavano davanti a lui, si allontanò pieno di dispetto. In quel momento lo sentì piangere. Si fermò. Forse il suono del flauto l'avrebbe cullato. No, non voleva suonare per lui, non voleva sentirlo. Si tappò le orecchie e corse via. Il pianto però si faceva sempre più forte. Non era meglio tornare indietro e cullarlo con la sua musica? In un attimo fu di nuovo davanti alla grotta dove i pastori cercavano invano con vari doni di consolare il bambino. E non appena smise a suonare il flauto, come per magia il pianto cessò. Il bambino guardò il ragazzino e gli sorrise. Allora egli si rallegrò e sentì che quel sorriso lo arricchiva più di tutto l'oro e di tutto l'argento del mondo. Bellissima questa storia di avvento, miei cari bambini. Ci dice veramente una cosa importante, che esiste qualcosa di più prezioso dell'oro e dell'argento messi insieme. Cari bambini, vi auguro di leggere questa storia insieme con mamma e papà e di trovare un momento per soffermarvici insieme. Io vi do appuntamento a domenica prossima per un altro appuntamento, per un'altra storia di avvento. Ciao!